Ciao, sono Matteo e questo è Minuti della Terra. La maggior parte dei futuri genitori umani presume che il sesso del loro bambino dipenda da un lancio della moneta cromosomica, con la stessa probabilità di avere un maschio o una femmina. Ma in realtà le probabilità non sono uguali. Per ogni 100 bambine nate, nel mondo nascono circa 106 bambini maschi. Attualmente, questo squilibrato rapporto tra i sessi si traduce in circa 10 milioni di bambini maschi in più rispetto alle bambine nate in tutto il mondo ogni anno. Ci sono alcuni paesi in cui l'interferenza umana aumenta ancora di più le probabilità a favore dei maschi, ma ciò non spiega le probabilità fisse in ogni altro luogo. Il rapporto intrinseco tra maschi e femmine è manipolato da madre natura. In realtà è ancora più distorto di quanto mostrino i tassi di natalità. La concezione umana porta circa 150 zigoti maschili per ogni 100 femmine. Ma c'è una ragione piuttosto tragica dietro questo grande favoritismo biologico a favore dei maschi fin dall'inizio. I feti maschi sono molto più propensi a essere abortiti spontaneamente o a nascere morti rispetto ai feti femmine. E i maschi che riescono a uscire dal grembo materno soffrono di più di malattie fatali, corrono rischi mortali maggiori e cadono vittime di più violenza rispetto alle femmine. Quindi, quando i bambini crescono e raggiungono l'età fertile, il rapporto tra maschi e femmine è praticamente 1-1. Ma la probabilità che un maschio arrivi anche al momento della nascita è influenzata dalle condizioni di vita della madre durante la gravidanza. Ad esempio, quando una grande carestia colpì la Cina all'inizio degli anni 60, la probabilità relativa di avere un figlio maschio diminuì improvvisamente, fino a quando la carestia non ebbe fine. E sembra che miliardari americani abbiano probabilità superiore alla media di generare figli maschi. In qualche modo, la biologia femminile riduce la sopravvivenza dei maschi nell'utero durante i momenti difficili e la favorisce quando le condizioni sono buone. Abbiamo visto lo stesso schema in altri mammiferi. Quando le risorse sono scarse, le madri partoriscono meno maschi del normale. Quando le risorse sono abbondanti, ne partoriscono di più. La migliore spiegazione che abbiamo per questo ha a che fare con l'altro tipo di sesso. In termini biologici, l'obiettivo principale della copulazione è riprodursi, trasmettere i propri geni a qualcuno che un giorno li passerà a sua volta. Le discendenti femmine hanno praticamente la garanzia di riprodursi, carestia o non carestia, perché i maschi dei mammiferi sono praticamente sempre disposti ad accoppiarsi. I maschi, d'altra parte, devono competere per il privilegio dell'accoppiamento. Un maschio ben nutrito ha buone probabilità di accoppiarsi con molte femmine, mentre un maschio indebolito dalla carestia potrebbe non avere affatto successo. Quindi la prole maschile rappresenta un rischio maggiore in generale. In tutte le fasi della vita è più probabile che muoiano e, anche se sopravvivono, potrebbero non riprodursi. Ma quando le condizioni sono favorevoli, il potenziale dei maschi di generare molti figli li rende un rischio biologico degno di essere preso.